Cari ragazzi, cari genitori, ben ritrovati in questo terzo venerdì di Quaresima. Siamo qui nella cappellina dell'Oratorio di Besnate, a fianco al bellissimo crocifisso di San Damiano, che è il crocifisso che stiamo utilizzando in questi venerdì, per scoprirlo meglio, tutto quello che ci vuole dire. Perché questo crocifisso parlò a San Francesco d'Assisi, allora è un crocifisso importante per tutti quanti noi. Abbiamo visto nel primo venerdì una descrizione generale, venerdì scorso abbiamo visto alcuni dettagli del crocifisso ai piedi di Gesù, in alto Gesù, la mano del Padre, vi ricordate? Ecco poi tutti anche i contorni del perimetro del crocifisso. Adesso in questo terzo venerdì vogliamo entrare proprio nel centro del bellissimo crocifisso di San Damiano, guardando proprio la figura di Gesù. Ecco, allora è una puntata importante, ci vogliamo entrare per bene, mi penso attorno al tavolo della cucina, insieme al papà e alla mamma, per questo momento di preghiera che rimane la nostra Via Crucis. E allora, per collegarci bene al Signore, per metterci in preghiera, sappiamo come fare. Ecco, il prefisso è il prefisso per chiamare il Signore, è il segno di croce. Allora, ci disponiamo bene a vivere insieme questo momento di preghiera. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo insieme, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. E allora, come sempre, cari ragazzi, cari genitori, è la parola di Dio che ci accompagna nel rivivere la passione di Cristo. Ci mettiamo in ascolto di un brano del Vangelo di Matteo. No mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna. Costui è Gesù, il re dei Giudei. Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Ecco, cari ragazzi, allora adesso entriamo qui nella nostra cappellina e ci concentriamo innanzitutto sul volto del Signore che è stato raffigurato. Notiamo subito che è contornato da un'aureola particolare, è la doratura attorno al suo volto. È piena e dorata per indicare la sua divinità. Al suo interno è tracciata una croce. Vedete questa croce che attraversa praticamente il capo in orizzontale, in verticale del Signore Gesù, sempre con uno stile dorato, per dirci che si tratta del Figlio divenuto servo sofferente, umiliato fino alla morte di croce, per caricarci i nostri peccati e salvarci. E all'interno della croce, contiene questa croce che attraversa il capo di Gesù, contiene un simbolo geometrico, il quincus, così chiamato, ripetuto tre volte, due volte orizzontalmente e una invece sopra il capo di Gesù, tipico della regalità, il tre, la Trinità, per dire che Gesù è il Messia venuto a inaugurare il regno di Dio. Quindi è bellissimo questa raffigurazione dorata. Adesso ci spostiamo, facciamo uno zoom ancora di più sul volto di Gesù, in particolare sui capelli e in particolare sulle ciocche. Ecco, vedete queste. L'autore ha raffigurato sei ciocchi di capelli che scendono sulle spalle di Gesù, sei come i giorni della creazione, i sei giorni della creazione nella Genesi, pendono sulle spalle di Gesù, perché con la sua morte e resurrezione si sta realizzando la nuova creazione. Tutto è stato creato per mezzo di lui e per lui tutto viene creato nuovamente.
il rinnovamento. Ciò che appare incredibile, zoomando ancora di più, è come, attenti, il volto di Gesù sia sereno e disteso. E questo dopo le ciocche guardiamo il viso, guardiamo gli occhi. Notiamo che sono occhi non chiusi, ma aperti. E questo è il centro di questo bellissimo il crocifisso di San Damiano. Gli occhi di Gesù che sono aperti, che ti guardano. A San Francesco hanno parlato questi occhi qua. Non erano occhi morti, ma occhi vivi che ti guardano. Ecco, il volto è sereno, disteso. Non è un volto sofferente, è disteso e sereno. I suoi occhi aperti e grandi. Un volto decisamente diverso da quello sofferente a cui siamo abituati nei crocifissi normali. È un volto sereno con occhi aperti. Perché questi occhi grandi che ci guardano? Perché? Si tratta di un modo molto antico di raffigurare il volto di Cristo, elaborato dai cristiani in Egitto. Sono loro che hanno raffigurato molto spesso così il crocifisso. Essi hanno voluto rappresentare così il volto del buon pastore, dagli occhi grandi che veglia sul suo gregge, che ti guardano, vegliano su di te, come guardavano San Francesco, che dà la vita per le sue pecore il pastore ed è al tempo stesso il giudice che tutto conosce e giudica con una misericordia straordinaria. Sono occhi pieni di misericordia, di un giudice misericordioso. Così si è sentito guardare Francesco quando ancora non era un santo, ma era il più gran peccatore di Assisi. Ecco, così si è sentito guardare dalla vita nel profondo da questi occhi, e con questi occhi San Francesco ha cambiato ed è uscito il meglio di sé, è diventato il San Francesco d'Assisi. Ecco, allora un giudice misericordioso, frutto dell'aver condiviso la nostra vita fino in fondo. C'è un ulteriore dettaglio alla quale vogliamo guardare meglio ed è l'orecchio sinistro. Questo senso è il suo orecchio sinistro che è scoperto a indicare chi ascolta la preghiera di chi lo invoca con fede. Vedete? Ecco, c'è la parte sinistra dell'orecchio, il lobo è aperto dai capelli, come per dirti ti guardo sì, ma ti so anche ascoltare bene le tue preghiere, le tue invocazioni, la tua vita. Quindi bellissimo questo volto misericordioso che ti guarda, ti osserva, misericordioso come un buon pastore, ma che ti sa anche ascoltare. Eccolo, adesso lasciamo il volto di Gesù per andare a osservare un ulteriore dettaglio. Ma prima di entrare nel dettaglio vogliamo ancora metterci in ascolto della lettura del Vangelo. Ascoltiamo. E la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura. Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Costato di Gesù trafitto. Come abbiamo sentito nel Vangelo, il costato trafitto, ecco, è sulla parte destra praticamente di Gesù. Riscopriamo allora che dal costato trafitto di Gesù escono sangue e acqua. E qui l'autore li fa scorrere giù e andremo a vedere poi che andranno a lambire i corpi di due discepoli, uno di Maria e uno di San Giovanni, ma lo vedremo nella prossima puntata. Sangue e acqua evocano, cioè il rinascere dall'acqua e dallo Spirito. È la sorgente dello Spirito, cioè il dono del battesimo e dello Spirito che ci risanano e ci fanno rinascere figli di Dio. Evocano il sangue di Gesù, che è vera bevanda, che è il vino nuovo e sovrabbondante delle nozze dell'agnello immolato, cioè il dono dell'Eucaristia.
Il costato aperto evoca inoltre, secondo Giovanni, il mistero del re innalzato che attira tutti a sé e il mistero dell'agnello pasquale, al quale non viene spezzato alcun osso. Evoca ancora il costato aperto del primo Adamo, dal quale viene tratta la donna, sua sposa, Eva. E così nel mistero della croce, dal costato aperto di Gesù, viene tratta la nuova Eva, la Chiesa, madre dei credenti, la sposa del Cristo. Nascita della Chiesa, dono dei sacramenti, tutta la vita cristiana sgorga dal mistero pasquale, dal mistero di Gesù che dona tutto se stesso per amore. Ecco, l'autore vede con questo sgorgare acqua e sangue la nascita dei sacramenti, dello Spirito Santo, la nascita della Chiesa. E adesso, cari ragazzi, cari genitori, abbiamo ancora un ultimo dettaglio, torniamo adesso qui in cappellina, abbiamo un ultimo dettaglio importante, a me molto caro, che è il grembiule cinto alla vita, ecco, di Gesù. Ecco, allora possiamo zoomare sulla vita di Gesù, sul grembiule, l'interum, così chiamato, ecco, lo vedete qua, sovraimpressione, il grembiule del servizio. Il grembiule del servizio indossato durante la lavanda dei piedi. Ci dobbiamo ricordare che Gesù fece la lavanda dei piedi prima di essere crocifisso. E allora l'autore dice che quel grembiule che aveva lavato e asciugato i piedi degli apostoli, dei dodici, anche di Giuda, era ancora lì cinto sulla vita di Gesù. Il grembiule del servizio è rappresentato qua nel crocifisso. Ecco, un bellissimo richiamo alla lavanda dei piedi. Cinto, il servizio, è la regola d'oro di Gesù. Durante la lavanda dei piedi, il segno del servizio estremo, quello di chi dà la vita per amore. Ecco, si realizza così la dinamica che dal figlio servo porta alla Chiesa serva. Ecco, il richiamo che essa la Chiesa adesso deve essere come Gesù, si deve far serva, grazie ai discepoli servi, cioè noi che abbiamo il grembiule cinto sulla vita, figlio che è diventato servo, la Chiesa che si fa serva, tu cristiano battezzato che diventi il servo, che non sono altro che noi stessi, che dobbiamo farci servi del Signore e quindi servi del nostro prossimo. Ecco, ed allora, contemplando quello sguardo misericordioso, ecco, possiamo tornare bene a rivedere tutto il nostro crocifisso, quel costato aperto e quel grembiule del servizio, che concludiamo, cari genitori, cari ragazzi, questa nostra terza Via Crucis, che ci ha portato a scoprire il mistero di Gesù, figlio di Dio, che si fa servo per noi, concludiamo con la bellissima preghiera che San Francesco d'Assisi scriverà ai piedi del bellissimo crocifisso, la preghiera che adesso vediamo in sovraimpressione, così che la possiamo pregare tutti insieme da casa. Preghiamolo insieme, cari ragazzi e genitori. Altissimo e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, dammi fede retta, speranza certa e carità perfetta, senno e conoscimento, Signore, fa che faccia il tuo santo e verace comandamento. Amen. E allora adesso ritorniamo davanti al nostro crocifisso per ricevere da parte mia la benedizione. Si accompagna a me Don Carlo, il Dorremo, dal letto della sua camera della riabilitazione. Vogliamo accompagnarci noi tre nelle vostre case e dare la benedizione. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. E vi benedica e custodisca, care famiglie, cari ragazzi, Dio che è Padre, è Figlio, è Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Un salutone a tutti quanti voi, grazie.